Situato sulla Serra di Caprarica, l'Archeodromo Kalos è considerato il più grande museo a cielo aperto d'Italia. All'interno del museo sono state ricostruite ben 6 sezioni temporali differenti che ripercorrono la vita dell'uomo dalla preistoria ai giorni nostri. Nella sezione protostoria si può ammirare la ricostruzione di alcuni dolmen, menhir e specchie, testimonianze megalitiche di interesse mondiale. Nella sezione dell'età del bronzo si possono invece ammirare le riproduzioni delle capanne, molto suggestive ed interessanti. Esse erano spesso di pianta ovale, realizzate con una zoccolatura in pietra ed elevate con pali lignei. Erano inoltre rivestite con canne e rami. Vi sono poi altre tipologie di capanne, molto più grandi, appartenenti al capo tribù. Nella sezione messapica, molto suggestiva è l'area sacra, caratterizzata dai cosiddetti cippi, ossia blocchi di pietra locale a forma di parallelepipedo o di forma tronco piramidale, infissi nel terreno. Si può ammirare inoltre la colonna votiva, con uno splendido panorama della serra, che rappresenta la ricostruzione di un probabile luogo di culto riservato alla dea Tana, la dea messapica degli agenti atmosferici. Un'altra sezione rappresenta il mondo dell'antica Roma, dato che la Serra di Caprarica fu anche molto frequentata dai romani e venne conosciuta con il nome Lisieri di Tiberio, Ottavio e Costantino. Qui si può ammirare la riproduzione delle strade romane, oltre che statue e templi dell'antica Roma. Un'altra sezione dell'archeodromo è dedicata al villaggio medievale, con la riproduzione delle botteghe artigiane come quella dei bottai, i tradizionali costruttori di botti, utilizzate per la conservazione e il trasporto del vino. Tra le varie botteghe vi è anche quella relativa alla lavorazione del ferro e di varie pratiche del tempo. L'ultima tappa è la sezione dedicata alla civiltà contadina, un vero e proprio museo demo-etno-antropologico, incentrato sulla valorizzazione degli oggetti e delle tradizioni del mondo rurale. In questa sezione è stata ricostruita la cucina, che era il centro vitale della famiglia contadina. Intorno al grande camino si riuniva l'intera famiglia, che soprattutto in inverno conversava sugli eventi della giornata.